Oggi parliamo di spinning in mare e facciamo un approfondimento sulle esche morbide, sulle soft bait, comunemente chiamate anche esche siliconiche. Ne esistono davvero tante che differiscono per forme, dimensioni, caratteristiche di nuoto, e per dare una mano a chi da poco si sta avvicinando nel percorso, ecco, della pesca spinning in mare, e anche per dare dei consigli di utilizzo verso chi è già più pratico, ho deciso di realizzare questo video in cui andiamo a stilare anche una classifica di quelle che secondo me sono le 5 esche morbide che sono quelle che hanno fatto un po' la storia, che vi consiglio anche per un eventuale acquisto perché hanno grandi doti di efficacia. Guardiamoci la sigla e partiamo, andiamo. Come anticipavo nella parte introduttiva di questo video, ne esistono davvero tante di esche morbide e di soft bait. La maggior parte di queste derivano dall'acqua dolce. Nel corso di questi anni c'è stato un graduale passaggio verso il mare grazie soprattutto alle comunanze comportamentali di specie euraline come la spigola nei confronti del suo cugino d'acqua dolce black bass. Infatti tanti pescatori hanno utilizzato, almeno qui in Italia, tante esche concepite per i black bass in mare, nelle foci, all'interno delle foci, e poi man mano si è allargata questa fascia di utenza, per cui tanti pescatori hanno provato ad usare queste esche morbide anche nella ricerca di altri predatori, come ad esempio il serra e il barracuda. Le ditte di produzione, i brand, non sono state certo a guardare e hanno ideato nel corso di questi anni delle esche morbide dedicate per un utilizzo in mare, per cui per facilitare anche chi da poco si sta avvicinando in questa tecnica di pesca, ho realizzato uno specchietto di riepilogo per meglio identificare quante esche tipologie esistono e quante di queste sono particolarmente indicate anche per la pesca in mare. In questo specchietto di riepilogo che vi mostro in sovrimpressione ho racchiuso quelle che secondo me sono le tipologie, i modelli di esche morbide esistenti che vanno a racchiudere la categoria delle soft baits. Tra tutte queste possiamo vedere che ci sono dei nomi che derivano dall'inglese, quindi nel momento in cui noi capiamo che vogliamo approfondire la conoscenza di queste esche artificiali, è giusto anche che iniziamo a familiarizzare con questi nomi. Tra tutti questi ho cerchiato in rosso quelle che secondo me sono le tipologie di i modelli di soft baits che più possono essere utilizzate nel panorama della pesca spinning in mare, e sono minnow, shad e jerk, che sono delle tipiche imitazioni del pesce foraggio che si differenziano tra di loro per la forma e la presenza della codina paddle shad. Inoltre ho inserito anche gli slug o le eel, che sono delle imitazioni di anguillina. Tra le soft baits che possiamo utilizzare per il mare ci sono anche le swim bait, ovvero delle imitazioni del tipico pesce foraggio che si differenziano tra le altre, le swim bait, per la forma molto generosa, e i trailer, che sono delle appendici, delle codine, delle piccole imitazioni siliconiche che vanno accoppiate a esche rigide. Per esempio possiamo trovare ondulanti con un trailer in gomma. Ancora tra le soft baits che possono essere utilizzate nel mare troviamo i crow, che sono delle imitazioni di gambero, o dei worm, delle imitazioni del comune vermetto. Thank you.
Facciamo adesso anche un focus su quelli che sono i predatori che noi possiamo insidiare con le soft bait. Io credo che tra i tanti predatori la spigola è quella che maggiormente si addice all'utilizzo delle esche morbide. Tuttavia possiamo ricercare anche il serra, il barracuda o i tunnidi. In ogni caso dobbiamo fare sempre attenzione a utilizzare le esche ideali per ricercare questi predatori, le colorazioni e soprattutto l'innesco, la tipologia di montatura, considerando con tanta attenzione l'amo, la presenza della tessina piombata, la tipologia di montatura che vogliamo fare, l'innesco che può essere un Texas, un drop shot, un Carolina. Ecco, queste qua sono tutte cose che noi dobbiamo imparare nel momento in cui decidiamo di utilizzare le esche siliconiche, le esche in gomma in mare per ricercare questi predatori che alcuni di questi sono dotati di una placca ossea mandibolare molto importante, come ad esempio il serra, per cui è necessario utilizzare degli ami specifici o montare dei piccoli trailer, dei piccoli assist oppure delle ancorette al nostro sistema pescante per evitare che i pesci vadano ad aggredire la nostra esca artificiale senza mai restare allamati. Quindi, oltre all'esca, è molto importante anche concepire e specializzarsi nella tipologia di innesco per ogni singola presentazione. Partiamo adesso con la classificazione di quelle che sono, secondo me, secondo il mio punto di vista, le migliori 5 esche artificiali morbide ideali per un utilizzo in mare. Alla quinta posizione troviamo il Flash J o Flash J Shad di casa Fish Arrow e leggiamo insieme cosa ci dice la casa madre in merito a quest'esca. Il Fish Arrow Flash J è un'esca finesse. Finesse vuol dire che è un'esca ideale per approcci leggeri e può essere utilizzata in tutte le applicazioni di pesca moderne. La caratteristica più evidente di questa esca è il foil di alluminio inserito nel corpo dell'esca, che conferisce un seducente effetto tridimensionale, sia che venga utilizzato su un innesco drop shot, sia equipaggiato con tessina piombata o altro tipo di montatura. Il Flash J di Fish Arrow dimostra le sue capacità di cattura universale in qualsiasi situazione. Oltre alla versione a coda dritta, troviamo i modelli Shad Swim Baits, che sono costruiti con una coda a palla potente con una comprovata efficacia del design che lo rende ideale verso una gamma ancora più ampia di applicazioni. La somiglianza è realistica, davvero incredibile, e il nuoto ricco di vibrazioni donano all'esca un'efficacia verso la totalità dei predatori sia in acqua dolce che in mare. Per questa esca gli approcci che io utilizzo maggiormente sono gli approcci light, quindi con la classica canna 5 ottavi e la classica canna da spigola, intendiamola così, dotata di una buona sensibilità, perché questa è un'esca che va manovrata, è un'esca molto tecnica, mentre per il Flash J Shad serve anche, diciamo, con il classico recupero lento, lineare, vediamo che l'esca nuota bene e reagisce bene a quelle che sono le velocità durante l'azione di recupero, eventualmente anche qualche piccolo sali e scendi. Per quanto riguarda il Flash J a coda dritta, quello che è definito solitamente un minnow, un jerk, abbiamo bisogno di una combo, quindi canna, mulinello e anche filo, che ci permette di gestire tutte le fasi di recupero. È molto importante per riuscire ad essere efficaci con questa esca artificiale anche utilizzare un giusto innesco, quindi molta attenzione anche alle tipologie di innesco sui Flash J a coda dritta che noi utilizzeremo. Gli spot su cui possiamo utilizzare questa esca artificiale sono le scogliere basse, magari quelle dove ci sono tante rocce semiaffioranti, perché la utilizzeremo con una montatura con amo integrato nel corpo dell'esca per evitare gli incagli, e questa è un'esca che va a sostituire quelle esche più o meno palettate che in tante situazioni
andrebbero ad urtare contro gli scogli, rendendo quasi vana la nostra azione di pesca. Tuttavia possiamo utilizzare questa esca, questo approccio soft, anche in spiaggia, in foce e soprattutto all'interno delle foci, ricercando i predatori che sappiamo bene, come la spigola, essere presenti lungo il letto del fiume fino a qualche chilometro oltre lo sbocco in mare. A grande efficacia anche all'interno dei porti con il flash J possiamo andare ad insidiare le spigole che si trovano che rasentano molto spesso la banchina, oppure sono quei pesci abbastanza apatici che vediamo che pascolano lungo la banchina, magari nei pressi delle barche dei pescatori, dei pescherecci, che non riusciamo ad insidiare con altre presentazioni. Con il flash J e con il flash J shad possiamo andare a intercettare queste spigole e presentare al predatore quello che è il classico pesce foraggio di cui si nutre, sia con acqua torbida, acqua un po' scura di notte, ma soprattutto con acqua chiara, con mare calmo o leggermente mosso. Noi sfruttiamo quella che è un po' la caratteristica chiave di questa esca, la somiglianza realistica al pesce vero. Già prendendo in mano questa esca artificiale ci accorgiamo, ecco, della somiglianza realistica davvero incredibile, e riponiamo in lei, almeno è quello che mi capita personalmente, una grande fiducia che possa essere aggredita dal predatore che intendiamo insidiare. In conclusione, è un'esca che io vi consiglio di usare, ma soprattutto per i modelli a coda dritta è necessario capire bene che tipologia di innesco vogliamo fare, quindi drop shot, carolina, oppure un innesco finesse senza piombo, spiombato, con un classico amo da wacky, perché è importante gestire le fasi di recupero. Per cui grande attenzione all'innesco e all'utilizzo di una canna, di una combo, per un approccio leggero. Al quarto posto troviamo lo Slug Go di Lunker City. Diciamo che a questo quarto posto io gli ho associato anche lo Striper Candy della Reaction Strike, e tuttavia possiamo associare anche delle altre esche che ben somigliano a questa tipologia di soft bait, come ad esempio gli Spotter, che hanno preso grande ispirazione da queste esche, che invece hanno fatto un po' la storia, quindi sono quelle che rappresentano il modello originale da cui tutte le altre si sono ispirate. Lo Slug Go di Lunker City, leggiamo cosa ci dice la casa madre in merito a quest'esca: è prodotta dal brand americano Lunker City, si è rapidamente fatta un nome anche oltreoceano, in particolare con la sua gamma di jerkbaits flessibili Slug Go. Tutta la gamma di prodotti Lunker City è arricchita alla fabbricazione di un aroma a base di aglio per indurre i predatori a conservare le esche molto più a lungo nell'apparato buccale nel momento dell'attacco, che permette di praticare delle ferrate ritardate, in particolare quando si praticano pesche molto lente con gli inneschi classici del carolina o il drop shot. Questa esca, lo Slug Go, appartiene alla famiglia delle twitch bait, e alla taglia media e il suo peso gli permettono di essere lanciati molto facilmente su lunghe distanze. Questo è molto importante perché permette di andare a cercare pesci che si mantengono lontano dagli argini, ed è ideale per la ricerca del branzino ed altri predatori di mare anche negli strati più profondi. Perfettamente il nuoto imiterà a scatti un pesce foraggio o un'anguilla. Questa esca artificiale l'ho utilizzata in particolar modo all'interno dei porti. Infatti uno degli spot che io considero ideali per la ricerca della spigola e nell'utilizzo di questi slug è sicuramente l'interno dei porti,
in condizioni magari di pesca in notturna. Anche per questa tipologia di esche artificiali è consigliato un approccio light, perché dobbiamo sempre avere il massimo contatto con l'esca sia durante la fase di lancio e soprattutto durante la fase di nuoto, perché è data al pescatore una grande importanza delle fasi di recupero. È un'esca molto tecnica. Altre tipologie di utilizzo possono essere la pesca diciamo all'interno delle foci, come dicevo anche per l'esca che abbiamo parlato prima, e in condizioni di mare calmo o diciamo poco mosso, perché è un'esca che non va piombata più di tanto, è un'esca che deve muoversi molto sinuosa, leggera in acqua, per cui per ovvi motivi non sarà un'esca che potrebbe mantenere con efficacia correnti o risacche molto importanti. Oltre allo slug go, allo stesso posto troviamo lo Striper Candy di Reaction Strike, e leggiamo anche qui cosa ci dice la casa madre. È un soft jerk bait utilizzato con lo scopo di riprodurre l'anguilla, uno dei pesci più appetibili per i grossi predatori in saltwater, tra cui le grosse spigole e i serra. I colori di questa esca sono di più futuristico possibile, realizzati attraverso un innovativo processo per lamine successive. I giochi di luce che si creano tra le diverse zone di colore e di relativi contrasti risultano così estremamente catturanti. È progettato con doppio amo in zona anteriore e posteriore, che evita la rigidità dei classici ami wide gap, e doppia sagomatura a V, che ne enfatizza le capacità di torsione. Se cercato, si riproduce in un sinuoso e scomposto movimento a zig zag subsuperficiale. Questa è un'esca che va utilizzata molto similmente allo slug go di cui parlavamo prima, e la differenza sostanziale tra i due modelli è che questo viene venduto già armato con due ami presenti, uno sulla parte anteriore, uno verso la mezzeria, se non i tre quarti, con degli ami ben affilati che tra di loro sono innescati con un filo d'acciaio molto diciamo ben proporzionato, che non sbilancia il movimento in fase di recupero e né tantomeno lo irrigidisce durante le azioni di nuoto, perché è un'esca che si muove molto sinuosamente e un'esca che non va piombata, è un'esca che va utilizzata così com'è. Anche per questo caso è ideale un approccio ultralight. Le stesse tipologie di utilizzo sono quelle che dicevo anche prima. L'interno del porto, secondo me, è la patria per l'utilizzo di queste esche artificiali. Allo stesso modo può essere utilizzato all'interno delle foci o in situazioni di mare calmo. Possiamo utilizzarlo anche nella spiaggia aperta, nelle foci, dalle scogliere, ricercando predatori in zone di pesca molto battute, quindi molto stressate dalla presenza di altri pescatori. È un'esca che ti fa fare la differenza in termini di cattura e di efficacia in spot ad alta pressione di pesca.